sono tutto udinese. I feel so creative, Filippo Tusella. Ragazzi, questa qua è una presentazione di una nuova linea d'abbigliamento made in Friuli, possiamo dirlo? Assolutamente sì, made in Friuli con artisti friulani che finalmente possono creare la loro linea di abbigliamento dopo aver dipinto solo dei quadri, delle loro opere d'arte. Quindi voi cosa fate? Prendete le immagini dei quadri e le riproponete sui tessuti? Diciamo, noi selezioniamo delle immagini dei quadri, perché non tutti gli artisti possono essere prodotti. Ma vengono selezionati da voi dopo avervi inviato le immagini? Vengono selezionati da una commissione composta da rappresentanti della comunicazione, della produzione, gallerie d'arte, insomma da un gruppo che va dalle 5 alle 7 persone, valutiamo se l'opera può conciliarsi con l'abbigliamento e in quel caso le portiamo in produzione, decidendo noi il capo e decidendo che tipologia di colore e di che meglio taglio possa essere adattata a quest'opera d'arte. Filippo, noi, chi è noi? Te e voi? Il mio socio, Marco Di Maio. Diciamo che io mi curo più della comunicazione e della promozione e della valutazione, diciamo, delle opere artistiche. Marco è quello che si fa il mazzo grosso, perché si occupa di tutta la produzione. Certamente. Per cui riesce a inserire le opere d'arte e metterle al meglio sulle opere, sui vestiti, cosa difficilissima, credetemi. Immagino. Il lavoro di questa sera sono 6 mesi di lavoro, per cui per lanciare tutto il progetto, convincere gli artisti e dirgli credeteci, ed erano tutti entusiasti. Un'altra domanda, il prodotto dove si acquista? Online su www.ifisocreative.com, 2 click e la maglietta la puoi acquistare immediato, i prezzi sono vantaggiosissimi, la qualità non è dei soliti portali, noi diamo magliette con dei tessuti veramente validi e la qualità di stampa è eccezionale, per cui siamo convinti del nostro prodotto, perché non possiamo mettere un'opera d'arte su un tessuto fatto male o stamparlo male. Questo... Ma spiegaci una cosa importante, I feel so, cosa significa? Perché questo nome? Ma perché io mi sento così, è moda degli ultimi anni con i vestiti rappresentare quello che pensi, quello che vuoi rappresentare e dire alle altre persone, ricordiamoci tutte le magliette che abbiamo visto negli ultimi anni, e noi invece vogliamo mostrare l'opera d'arte e far sentire a ognuno di noi un'opera d'arte. Molto bene, dove potremmo vedere i vostri prodotti dal vivo? Dal vivo solo sui nostri eventi, perché comunque saranno producibili online e acquistabili online. Quello è l'unico modo per acquistare i nostri capi. Eventualmente se qualcuno, e questa è una possibilità che noi diamo anche alle persone, li possiamo creare una loro linea, dandogli la possibilità di avere tutti i nostri migliori artisti, stilisti e possibilità di vederla realizzata veramente la loro linea personale e quindi non solo un disegno su una discesa. Ma Filippo, una domanda mi sorge spontanea. Quanti capi di abbigliamento produrrete? Se solo magliette, felpe, vestiti da donna, da uomo, di che tipologia si occupa? Noi andiamo dalla semplice t-shirt al vestito sartoriale, un qualsiasi prodotto che un artista vuole proporci, per cui non avremo solo l'artista che col disegno, ma avremo anche lo stilista con i suoi capi, ce li viene a proporre e noi troveremo la soluzione di trovargli un artista che meglio si adatta sui suoi capi. Un'ultima domanda che secondo me è molto importante, stiamo dando manodopera e quindi lavoro alla nostra regione? Assolutamente sì, noi abbiamo trasportato il concetto del chilometro zero dell'alimentare all'imprenditoria, lavoriamo solo con gente nelle nostre vicinanze e questo garantisce velocità di esecuzione, garantisce velocità di produzione, velocità di consegna del prodotto. Allora forza Regione Friuli Venezia Giulia e forza Live Friuli. Grazie. Marco Di Maio, socio chiaramente di Filippo Tusella, siete i due realizzatori creatori di IFISO e IFISO Creative, ma spiegaci la differenza, qual è tra IFISO e IFISO Creative la differenza? IFISO è il sogno di io mi sento così. Come è stata la prima collezione Guilty, sono colpevole perché tutti noi siamo un po' colpevoli di qualche marachella. Creative deve essere lo strumento attraverso il quale tutti gli artisti possono farsi vedere e possono anche vendere la loro opera. In un mercato dove diciamo che i soldi scarseggiano, oggi i grandi investitori fanno fatica a puntare sui giovani ed emergenti. Ora noi gli diamo una mano e noi e loro danno una mano a noi. È uno scambio di favori, tra virgolette, ma in realtà l'unione fa la forza ed è quella la cosa assolutamente più importante.
l'arte è sempre piaciuta e piace a tutti, la moda è sempre piaciuta e piace a tutti, e noi cerchiamo di unire queste due grandi forze, queste due grandi volontà in un progetto che secondo me può veramente funzionare. Molto bene, possiamo darvi un in bocca al lupo allora, perché è una creazione unicamente friulana, perché lo possiamo dire. Assolutamente sì, il nostro impegno è lasciare la ricchezza sul territorio, senza far nomi di aziende che purtroppo hanno chiuso anche poche settimane fa e hanno lasciato tante persone a casa. Noi crediamo che la delocalizzazione ci stia facendo veramente tanto tanto male, pur comprendendo che il costo del personale estero ha meno incidenza nel costo finale del prodotto. Noi sappiamo che la nostra manodopera friulana, italiana in genere, ha una capacità produttiva che ha 50-100 anni di storia e vogliamo utilizzarla. Ed è per questo che noi abbiamo fassoniste, abbiamo sarte, abbiamo del personale che sono della provincia di Udine. Noi principalmente lavoriamo con il Friuli ed il Veneto, due comparti che hanno veramente tante tante risorse e nei quali vogliamo lasciare la ricchezza. Io pago delle sarte, delle strutture più o meno industrializzate, più o meno artigianali, e so che loro pagano i dipendenti che poi vanno a fare la spesa nei nostri supermercati, vanno a mangiare nelle nostre pizzerie, e quindi la ricchezza rimane qui da noi. È inutile andare a comprare all'estero per far sì che le pizzerie e i ristoranti dell'estero vivano bene. Io voglio creare in questo sogno di lasciare i soldi qui a casa nostra, e l'unico modo è quello di lavorare con la gente del territorio. Allora vi auguriamo di realizzare il sogno del Friuli Venezia Giulia, ossia quello di ampliare il suo marchio. Grazie. Cristian Vasciarelli, Art Gallery, possiamo dire che tu sei uno degli artisti che ha proposto le opere d'arte da riproporre sui tessuti di questa I Feel Soul. Esatto, diciamo che io conosco Pippo e Marco da tantissimi anni, poi per varie cose io mi sono trasferito fuori Udine e ho aperto la mia galleria a Bologna per 12 anni, ne ho aperta adesso una Udine, quindi a casa. Ci siamo rincontrati, quindi dopo una conoscenza da ragazzini, ragazzi, insomma, ci siamo rincontrati adulti, imprenditori, e niente, chiacchierando amabilmente come si fa fra amici, mi hanno esposto il loro progetto. Io sinceramente ho sposato immediatamente l'idea, immediatamente, perché è un'idea vincente, un'idea di qualità. Quanti artisti avete coinvolto con tramite la tua galleria per riproporre i tessuti? Sì, diciamo in questo primo step sono quattro artisti: Daniele Pezzoli, Elisa Cantarelli, Gianni Scardovi e Romano Ernesto. E, tra l'altro, due vivono a Londra, quindi hanno già anche una carriera avviata. E appunto, ripeto, ribadisco, il concetto più bello è stato quello di unire la moda all'arte reale, ma arte non di artisti già famosi, che quindi va di conseguenza. Artisti emergenti. Artisti emergenti, che hanno una grande qualità e che hanno la possibilità, attraverso la loro arte, di esprimersi. Il fattore di esprimerlo anche attraverso l'abbigliamento, secondo me, io ho immediatamente detto sì. Abbiamo sposato arte e abbigliamento. Assolutamente, perché c'è un connubio che ci può stare, anzi ci sta benissimo. Proporrai anche i capi d'abbigliamento nelle tue gallerie? Sì, penso proprio di sì, che sarà una nicchia giusta per proporre un prodotto giusto in un ambiente d'arte, moda, arte, insomma. E si legano, no? Si legano, soprattutto questo I Feel So si lega perfettamente. I Feel So dire. Sempre, I Feel So Creative. Va bene, livefug.com. Io ringrazio Marco, ringrazio Filippo per la cortese ospitalità che hanno sempre, e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie ancora. Grazie a Federica Bertone.